È il centrocampista brasiliano Ederson dos Santos, il giocatore più votato del mese di aprile. Ederson è alla sua prima stagione nerazzurro ed anche al suo primo Player of the Month. I tifosi neroazzurri lo hanno votato attraverso la app Italian Optic, partner dell'iniziativa, che lo ha quindi premiato. Sono felice perché io voglio sempre aiutare la squadra, però c'è qualche situazione che posso essere più felice, e questa è una situazione bella che ringrazio a tutti per questo momento di prendere questo premio e questa soddisfazione. Un riconoscimento che gratifica il centrocampista nerazzurro, per lui, sempre ce ne sia bisogno, uno stimolo in più. Posso prendere più fiducia così per aiutare, per mettere in campo questa fiducia, questo carico dei tifosi, e questo mi fa benissimo anche per la squadra di sapere che io sono felice e con più fiducia. Il Player of the Month è un'iniziativa in collaborazione con Italian Optic, azienda fondata oltre 30 anni fa da Stefano Chiarla e Fulvio Rizzi e specializzata nel campo dell'ottica, un vero e proprio punto di riferimento di settore che conta 17 punti vendita dislocati in Lombardia. Italian Optic è non solo silver sponsor, ma anche sleeve partner del settore giovanile. Riepilogando, nell'albo dell'edizione 22-23 del Player of the Month hanno scritto il loro nome. Ad agosto e settembre Tönkopp Miners, a ottobre e novembre Ademola Lookman, a dicembre Rasmus Højlund, a gennaio terzo riconoscimento per Lookman, a febbraio Rasmus Højlund ha fatto il bis, a marzo è stato il turno di Martin Deron, ed ecco che ad aprile il giocatore del mese premiato da Roberto Boncristiano è Ederson dos Santos. Occhiali sportivi, ma allo stesso tempo raffinati. Qual è il rapporto di Ederson con gli occhiali? Sì, io ho messo lì per provare, però adesso porto a casa per vedere bene come mi sento. A casa per chiedere giustamente anche l'opinione della moglie. Sì, anche mia moglie. Poi vedermi e dice se sono bello o no.